Le criticità legate alla carenza di personale all'ospedale Luigi Curto di Polla sono state al centro di una riunione presso l'ASL di Salerno, programmata dal consigliere regionale Corrado Matera alla presenza del direttore generale Mario Iervolino, del sindaco di Teggiano Michele Di Candia, del sindaco di Polla Massimo Loviso e del suo consigliere incaricato alla sanità Antonio Filpo. La situazione della sanità in Campania è difficile per tutti gli ospedali, affermano in un documento i sindaci di Polla e di Teggiano. Ciò nonostante, dalla prossima settimana saranno adottati i provvedimenti per risolvere alcune delle criticità sollevate. Va precisato che negli ultimi anni molte unità sono state inserite in organico, sono stati espletati anche dei concorsi, pur essendo in una fase di commissariamento. Per quanto riguarda il reparto di ostetricia e ginecologia, ha spiegato il sindaco di Teggiano, bisogna firmare una convenzione che a breve risolverà la problematica riscontrata. I medici purtroppo mancano dappertutto, sia a livello regionale che nazionale. Negli ultimi anni la direzione generale ha dato tanta attenzione al nostro territorio, sia in termini di strumentazione che di personale. Il problema è che c'è una carenza di medici sull'intero territorio nazionale. Il numero chiuso per medicina nelle università e la legge sulla quota 100 non aiutano la situazione, ma per l'ospedale di Polla, ha ribadito il sindaco Di Candia, c'è tutta l'attenzione da parte della direzione generale, che ci ha dato ascolto anche per tutta una serie di attrezzature destinate al presidio valdianese. Ad esempio, in questi giorni si collaudano a Polla le due nuove colonne per la gastroscopia e la colonscopia. A breve è prevista l'inaugurazione della nuova risonanza magnetica e della palestra per i disabili. Un incontro proficuo anche per il sindaco di Polla. Sono state individuate per alcune categorie di medici, ha affermato Loviso, le dovute soluzioni. Nei prossimi giorni comincerà ad arrivare qualche altro medico, sia per ostetricia e ginecologia che per ortopedia. Abbiamo avuto, ha concluso, risposte precise da parte dell'ASL.